Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Sono tornata a Roma e ricambiato lo sfondo. Tra l'altro, questo muro è totalmente bianco e stavo pensando di metterci una scritta al neon con il logo di YouTube e il mio nome. Penso che lo farò. Ma sono tornata l'altro ieri e sto ancora disfacendo scatoloni e cose, quindi non ho fatto in tempo. Oggi ho deciso, anche se è passato poco tempo, però l'avevo fatto con Sottosopra, con Slegami, quindi ho deciso di farlo anche con Come una fiamma, di raccontarvi il giorno in cui l'ho incisa e poi il giorno che è uscita. Di che cosa parla, come è nato il testo, come è nata la musica, l'ho sviscerato abbondantemente nelle interviste che sono uscite precedentemente. Ad esempio quella su Radio.Stereo che è sul mio canale, poi ce ne sono altre due che non sono sul mio canale, quella sulla Tana degli Autori e quella sul canale di Gianfranco Di Bella che lavora per Lucania TV. E ho fatto un'intervista con loro, ve l'avevo postata al programma che si chiama Panchino Fresco, che sarebbe la panchina al fresco in dialetto della Basilicata, la mia amata regione. E quindi dicevo, il contenuto della canzone, la musica sapete già, non mi voglio ripetere, non vi voglio annoiare. Ma iniziamo dal giorno in cui sono andata a inciderla. Il giorno prima ero andata a vedere Barbie e poi avevo anche fatto il video per salutarvi. Non mi ricordo se vi ho detto domani vado a incidere la canzone. Dovrò rivederlo e dovreste rivederlo anche voi se vi va come pubblicizzare i video vecchi. E niente, sono andata con Francesca Baglieri che l'ha prodotta. Nello studio di suo cugino, qua siamo tutti musicisti ed ero all'inizio sia nervosa perché sai che il pezzo deve uscire, sai che la gente lo sentirà, infatti c'è stato sempre qualcuno a cui non è piaciuta, ma in realtà ragazzi dovremmo stare tranquilli secondo me proprio per quel motivo. Cioè perché tanto ci sarà sempre qualcuno a cui quello che facciamo non piacerà, è umanamente impossibile. Che piaccia a tutti quanti, è inutile pensarlo. Poi, vabbè, come dice Alice nel Paese delle Meraviglie, di cui già ve lo dico, farò il cosplay al Romix, la fiera del fumetto. Forse farò anche il vlog. L'anno scorso ho fatto Pikachu, quest'anno faccio Alice. Dicevo, come dice lei, io mi so dare ottimi consigli, ma poi seguirli mai non so. E quindi avevo l'ansia, dicevo, se poi a qualcuno non piace, oh mio Dio, così colà di sotto di sopra. E quindi, giustamente, per quello, la cosa io la trovo profondamente ingiusta, ma funziona sempre così, quando vuoi dare il meglio di te, hai l'ansia e dai il peggio. Ho iniziato a cantare con la voce fioca, con un sacco di aria e non potente. E mi ha detto Emanuele, ragazzo del studio di registrazione, guarda, canta una canzone che ti piace, io ora te la metto e tu la canti così ti scaldi. Anche perché cioè, mi ero già scaldata a casa, ma alla fine era mattina e poteva solo di mattina perché di pomeriggio aveva altri ragazzi. E quindi io mi ero scaldata, ma alla fine era sempre mattina, quindi avevo sempre la voce da mattina. E quindi mi ha detto, dai, scaldati, canta una canzone che ti piace. Io ho scelto I treni a vapore di Fiorella Mannoia, che amo, amo la canzone, amo Fiorella Mannoia. Lo sapete, credo che chi segue questo canale lo sappia, ma da un po'. E niente, io ho iniziato a cantare questa canzone, avevo le cuffie e neanche mi sentivo più di tanto perché lui mi ha messo lei, cioè la canzone, non la base, proprio la canzone, io ci cantavo sopra. E finisco di cantare, mi tolgo le cuffie e mi dicono, ok, se canti così la tua canzone è perfetto. Tipo il discorso del re, non so se avete visto quel film, che il re balbettava un sacco, con le cuffie riusciva poi a non balbettare. Uguale! E niente, poi più andavo avanti, più cantavo, ovviamente meglio è andata e alla fine abbiamo avuto un risultato soddisfacente. Anche se, come dicevo prima, quando poi è uscita, adesso passiamo all'uscita. C'è stata gente che mi ha detto che anche una recensione di un magazine musicale a cui ho chiesto di fare la recensione ha detto che c'erano state delle piccole imprecisioni. A noi non sembra perché l'abbiamo anche corretta, perché ovviamente ragazzi anche i cantanti famosi sono esseri umani e
sbagliano qualcosa e viene aggiustato poi con l'autotune, figuratevi io. Ma è questo l'uso dell'autotune, correggere qualche nota sporadica che viene non perfetta, non usarlo dall'inizio alla fine. Lo dico sempre e sempre lo dirò, quello non è un effetto, è una scusa perché non sai proprio cantare bene, vabbè. E comunque dicevo, a noi non sembrava, eravamo in tre, quindi sei orecchie, non ci sembrava, le cose che ci sembravano sbagliate le abbiamo corrette, ma boh, può essere che ognuno percepisce le cose in modo diverso e qualcosa ti sembra leggermente imprecisa, anche perché non parlavano di grandi imprecisioni. E niente, il giorno che è uscita ho fatto la sponsorizzazione su Facebook e sono cominciate ad arrivare subito dei riscontri, like, commenti a tante persone che mi conoscevano e che non mi conoscevano. È piaciuta perché ovviamente sai, gli amici, i parenti ti scrivono sì è bella, anche se devo dire che alcuni amici, alcuni parenti che ho sono molto obiettivi, quindi non è che perché sono amici e parenti miei mi avrebbero detto è bella per forza. Se faccio schifo, alcuni mi dicono fai schifo, ma cioè, va bene così, ovviamente è quello che voglio. E invece la maggior parte, giusto quelle che vi ho detto, hanno detto delle imprecisioni, ma a tanti è piaciuta, è piaciuto il testo, è piaciuta la parte in cui ho la voce più bassa, che sono poi le strofe, ma sappiamo tutti che sono un dannatissimo contralto, ecco perché ho questa affinità con Fiorella Mannoia e con i suoi pezzi. E niente, il riscontro quindi è stato positivo, anzi mi diceva Francesca, sempre la ragazza che l'ha prodotta, che in pochissimo tempo ha raggiunto il numero di views che ha raggiunto Slegami in più tempo, quindi ne sono veramente contenta, sia su YouTube che su Spotify. Vi ricordo che la canzone è disponibile su YouTube, su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music e ovunque vi venga in mente. Mi ricordo che quel giorno ho portato a passeggio il cane e mi continuavano ad arrivare messaggi sul cellulare. Sì, vi metterò una foto di Max qui perché è carino comunque. E mia sorella mi diceva, ma siamo fuori, non lo guardi poi a casa il telefono? Io sì, ma devo sapere cosa dice la gente della mia canzone. Ero super nervosa, ve l'ho detto, e continuavo ad avere pareri positivi, però oddio, è passato già quasi un mese, sto facendo mente locale comunque. Però ero sempre nervosa perché a qualcuno sarebbe non potuta piacere, però poi è accaduto e sono sopravvissuta, quindi ehi, come dicevo, il fatto è che io dico le cose, ci penso razionalmente, ma poi la mia pancia dice un'altra cosa. È ovvio che non ti fa piacere se a qualcuno non piace qualcosa in cui tu hai investito tempo, energie, soldi, però succede a tutti ragazzi, veramente a chiunque, cioè, sicuramente anche i trapper spendono tempo, energie e soldi nelle canzoni, poi arrivo io e dico non mi piacciono per niente. Che dobbiamo fare? È così, funziona così. Se voglio fare questo mestiere dovrei imparare ad avere meno ansia. E niente, la giornata in cui è uscita come una fiamma l'ho passata così, portando a passeggio Max. Tra l'altro era il 12 agosto, era una giornata bellissima, molto molto caldo. E guardando recensioni, articoli, è uscito quel giorno un articolo di Alessia Andreon, che è una giornalista che poi è diventata mia amica perché ama Niccolò Fabi quanto me, e ogni volta che esce qualche mio singolo io l'avviso e lei pubblica l'articolo, è sempre super carina, sul suo sito che si chiama Inside Music. E anche quello era positivo, io tipo super felice. Ah, niente, vi volevo raccontare, in realtà non è uno story time molto lungo, mi rendo conto, perché come una fiamma appunto è uscita un mese fa, non è che abbia fatto granché quel giorno, a parte stare lì a vedere cosa dicevano le persone e portare a passeggio il cane. Max è sempre importante nelle nostre vite. E poi nei giorni successivi ha continuato ad andare bene, sono usciti altri articoli, ad esempio con Fuori la Scatola, che è un altro web magazine di musica, che ha fatto la recensione, comunicato stampa, ha fatto uscire la mia bio, ha fatto uscire anche il testo della canzone.
Credo che sia finora l'unico sito che ha fatto uscire il testo della canzone, quindi se volete leggere bene il testo della canzone e analizzarla, cercate fuori la scatola, Come una fiamma, testo Flavia Celano, e lo trovate. E niente, durante questo mese ho fatto, come avete potuto vedere, un sacco di promozione. Su YouTube avete visto 3 interviste, ce ne sono state altre scritte, ci sono stati post su Instagram, sempre di siti che consigliano musica emergente, non lo so, il sito di Foxy Lady Ascolta, ad esempio, è uscito un articolo su un quotidiano del sud, questo prima però che la canzone uscisse. Insomma, ho fatto promozione, non ho avuto ancora la possibilità di cantarla dal vivo, perché ero dai miei, ho stoppato volutamente i live, come dicevano in intervista alla Donna degli Autori, ma adesso ne ho uno il 20 settembre, in cui farò 4 pezzi, poi vi darò maggiori dettagli, perché è ancora presto, e suonerò ovviamente anche quella. Io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo video. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Come una fiamma. Sono stata forse 10 minuti, neanche credo, a parlarne. Se vi è incuriosito, spero di sì, ascoltatela. La troverete qui da qualche parte. Ciao!